ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाया। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Chi si ricorda che significa Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Proprio il primo è l'incipit del Bhagavatam, dello Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Cioè, l'autore, prima di iniziare la narrazione del Bhagavatam, offre i suoi rispettosi omaggi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudeva, che è Dio la persona suprema, che è Bhagavan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quindi, siccome Vyasadeva, che mette per iscritto i Veda, la conoscenza, e siccome questo è il Vyasa Asana, ossia il seggio dove si siede Vyasadeva normalmente, o chi cerca in qualche maniera di ripeterne le parole, allora anche questi ultimi, prima di iniziare, diciamo, la lettura del Bhagavata, delle scritture Bhagavata, invocano la misericordia del Signore Supremo offrendo a loro i suoi rispettosi omaggi. Quindi Om Namo, i miei rispettosi omaggi a Bhagavate Vasudevaya, a Vasudeva, anzi a Vasudeva, che è Bhagavate, Dio la persona suprema. Vasudeva significa il figlio di Vasudeva, o anche è un altro nome di Krishna che significa colui che tutto pervade, onnipervadente. Vasudeva. Sì. Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita, così com'è, il capitolo 1, intitolato Osservando gli eserciti sul campo di battaglia di Kurukshetra. No, ma anche se loro, se hanno una Bhagavad Gita, così possiamo leggere insieme. Quindi leggiamo il capitolo 1 sul campo di battaglia di Kurukshetra, i versi numero 32, 33, 34 e 35. Quindi dal 32 al 35 compresi. Ci siete? Allora, leggiamo insieme, parola per parola, il primo dei quattro e poi gli altri tre li leggo io, come da tradizione. Kim no rajena govinda, kim no rajena govinda, kim bogair jivitena va, kim bogair jivitena va. Pagina 25. Yesham arte kankshitam no, yesham arte kankshitam no, rajam bhogam sukhani cha, rajam boga sukhani cha, kim no rajena govinda, kim boga jivitena va, yesham arte kankshitam no, rajam bhogha sukhani cha, kim no rajena govinda, kim bhogha jivitena va, yesham arte kankshitam no, rajam bhogha sukhani cha. Prego. Vai, vai.
Himno Rajena Govinda. Che utilità? Na, per noi, Rajena è il regno, Govinda, o Krishna, Kim, quale, Bogai, godimento, Jivitena, a vita, Pa, o, Yesham, dei quali, Arte, in favore di, Kankshitam, è desiderato, Na, da noi, Rajam, regno, Boga, godimento materiale, Sukhani, ogni felicità, Cha, anche, leggo gli altri tre, Taime vastita yude pranam stiatva dhannani cha acharyo pitara putra stataiva cha pitamaha matulashva shura pautro shala sambandhinastata etanaham tumichami gnatopi madusudana apitrailo kyaraja rajasya hetu kim numahi krite Nihatya dhartarashtramnam kapritis vajjanardanam. Traduzione, spiegazione di sua divina grazia. No, 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 c'è, tu lo si copi. Ah. Sì. Sai che c'è, si può pure abbassare il volume volendo, di quello lì. C'ha pure il volumetto, la... Ah, sì, dà meno fastidio, no? O Govinda, quindi traduzione e spiegazione di sua divina grazia, Bhai Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Jai. O Govinda, pensate che se non ci fosse stato Prabhupada a quest'ora chissà dove stavamo, a leggere chissà che. Invece Prabhupada ci ha messo nelle condizioni di leggere la Bhagavad Gita, pensate un po'. Così com'è, perché mica una Bhagavad Gita qualunque. Così com'è, che insomma, no? O Govinda, quindi qui è Arjuna che parla. O Govinda, a che servono tanti regni, la felicità e la vita stessa, quando coloro per i quali desideriamo tali beni si trovano ora schierati su questo campo di battaglia? O Madhusudana, maestri, padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti, tutti pronti a sacrificare la vita e la proprietà, sono presenti di fronte a me. Perché mai dovrei desiderare di ucciderli, pur sapendo che altrimenti essi uccideranno me? O sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere contro di loro neanche in cambio dei tre mondi. Che dire di questa terra? Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhritarashtra? Vedete, la psicologia di Arjuna sta vacillando. Arjuna, rileggiamo insieme, appunto, è molto umano, dicono, appunto, infatti vacilliamo tutti,
ripetiamola insieme. O Govinda, a che servono tanti regni? La felicità e la vita stessa, quando coloro per i quali desideriamo tali beni si trovano ora schierati su questo campo di battaglia. O Madhusudana, maestri, padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti, tutti pronti a sacrificare la vita e la proprietà, sono presenti di fronte a me. Perché mai dovrei desiderare di ucciderli, pur sapendo che altrimenti essi ucciderebbero me? O sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere contro di loro, neanche in cambio dei tre mondi. Che dire di questa terra? Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhritarashtra? Qui quando si sente dire dei tre mondi, non significa che ci sono tre mondi, significa che l'universo materiale è suddiviso in tre sistemi planetari, cioè il nord dell'universo, il centro dell'universo e il sud dell'universo, e tanti, da miliardi, praticamente tanti, innumerevoli pianeti. Questi tre sistemi planetari: pianeti superiori, pianeti mediani, pianeti inferiori, e poi ci sono quelli infernali, profondo sud. Spiegazione. Topografia, no? Spiegazione di Srila Prabhupada. Arjuna chiama Krishna Govinda perché il Signore è la fonte di ogni piacere per le mucche e per i sensi di tutti gli esseri. Usando questo nome significativo, Arjuna indica che Krishna dovrebbe capire ciò che può soddisfare i sensi di Arjuna. Attenzione a questo punto, è molto importante. Quindi, usando questo nome significativo, Arjuna indica che Krishna dovrebbe capire ciò che può soddisfare i sensi di Arjuna. Ma Govinda non esiste per il piacere dei nostri sensi. Tuttavia, se ci sforziamo di allietare i sensi di Govinda, automaticamente anche i nostri sensi saranno soddisfatti. Nel mondo materiale tutti vogliono soddisfare i propri sensi e pretendono che Dio sia ai loro ordini per soddisfarli. Ma il Signore risponde alle nostre richieste secondo il nostro merito, non secondo il nostro desiderio. Se invece di cercare la soddisfazione dei nostri sensi cerchiamo di far piacere ai sensi di Govinda, la sua grazia appagherà tutti i nostri desideri. La compassione che Arjuna prova per i membri della sua famiglia e della sua comunità e che gli impedisce di combattere è una manifestazione del suo profondo affetto per loro. Tutti vogliono mostrare la propria gloria ai parenti e agli amici, ma Arjuna teme di non poterla condividere con loro dopo la vittoria, perché tutti i suoi parenti e i suoi amici moriranno sul campo di battaglia. Questo calcolo è tipico della vita materiale, ma non trova posto nella vita spirituale. Poiché desidera soddisfare il Signore, il devoto è disposto ad accettare tutte le ricchezze del mondo, se questa è la volontà del Signore, e usarle per servirlo. Ma se il Signore non vuole, il devoto, sottinteso, non accetterà nemmeno un centesimo. Arjuna non vuole uccidere i suoi parenti, e se essi devono assolutamente morire, vuole che Krishna se ne occupi personalmente. Ignora che Krishna li ha già uccisi, ancor prima che si disponessero sul campo di battaglia, e che lui deve diventare solo il suo strumento, come il Signore gli rivelerà nei capitoli seguenti. Arjuna, puro devoto del Signore, non ha alcuna intenzione di vendicarsi dei fratelli e dei cugini miscredenti, ma la loro morte fa parte del piano del Signore. Infatti il devoto non si vendica mai di un'ingiustizia subita, ma il Signore non tollera che un miscredente offenda il suo devoto. Il Signore può scusare chi lo offende personalmente, ma non perdona mai chi fa del male ai suoi devoti. Perciò il Signore ha deciso di uccidere gli empi, sebbene Arjuna voglia perdonarli.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashdaya Bhutalesha Maya Madhusevita Prabhuiti Namine Dasyatva Prabhupadasya Nimagnaya Nirantaram Rupasya Palanashiksham Prerakaya Namostute Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashdaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Klacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Shila Prabhupada Ki. Salutiamo tutti gli amici e i devoti che seguono da casa, irriducibili, che non siete altro, sempre fedeli alla Bhagavad Gita, che fortuna. Ok, allora, Pradyumna, il discepolo di Prabhupada, legge il sanscrito, i versi in sanscrito come abbiamo fatto noi prima, e poi legge la traduzione, che rileggo. O Govinda, a che servono tutti i regni, la felicità e la vita stessa, quando coloro per i quali desideriamo tali beni si trovano ora schierati su questo campo di battaglia? O Madhusudana, maestri, padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti, tutti pronti a sacrificare la vita e la proprietà, sono presenti di fronte a me. Perché mai dovrei desiderare di ucciderli, pur sapendo che altrimenti essi uccideranno me? O sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere contro di loro, neanche in cambio dei tre mondi, che dire di questa terra. Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhritarashtra? Hare Krishna. Leggiamo adesso una conferenza di Srila Prabhupada su questi versi della Bhagavad Gita, tenuta a Londra il 25 luglio del 1973. Prabhupada inizia. Sto traducendo dal sanscrito. Dall'inglese. Così Arjuna sta pensando in termini della sua propria gratificazione dei sensi. Egli sta ponendo se stesso come se egli non conoscesse qual è il piano di Krishna. Sì, il piano di Krishna è spiegato da Krishna stesso nella Bhagavad Gita. Yada yadahi dharmasya glanirbhavati bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Il piano è già conosciuto da tutti come la gestione della manifestazione cosmica stia andando avanti. La manifestazione cosmica c'è in questo mondo materiale. Questo è, sebbene sia materiale, ha un suo scopo. Sebbene temporaneo, ha un suo scopo questa manifestazione materiale. E lo scopo è di dare un'opportunità alle entità viventi che stanno marcendo in questo mondo materiale di risvegliare la propria coscienza di Krishna o coscienza originaria e tornare a casa da Dio. Questo è il piano. Questa manifestazione cosmica materiale è lì, Bhutva Bhutva Praliyate. È un verso della Bhagavad Gita 8.19 che significa ripetutamente gli esseri viventi nascono e poi vengono distrutti, nascono e muoiono, nascono e muoiono, nascono e muoiono in questa manifestazione cosmica materiale. La natura è che qualche volta è manifestata e qualche volta è dissolta, distrutta. Tutto ciò che è materiale segue questa via, questo sentiero, questa modalità. Proprio come il nostro corpo è creato in una certa data e questo sarà distrutto in un'altra data. Similmente il corpo gigantesco, il cosmo, considerato un corpo gigantesco. E questo è anche il corpo del Supremo Signore, Virat, corpo Virat. Virat significa gigante, gigantesco. Krishna mostrerà questa sua Virat Rupa, questo suo corpo gigantesco ad Arjuna nell'undicesimo canto. Così questo corpo esterno, esattamente proprio come noi abbiamo il nostro corpo esterno e poi abbiamo anche il corpo interno, e l'anima è coperta da questi due corpi, il corpo esterno e il corpo interno. Esterno significa gli elementi grossolani,
terra, acqua, aria, fuoco, etere. E corpo interno significa mente, intelligenza ed ego. Questi due corpi sono materiali. Proprio come il nostro corpo è coperto dalla maglietta e dal cappotto, similmente l'anima è avvolta da due tipi di corpi. E quando questo corpo grossolano termina, il corpo sottile, mente, intelligenza ed ego, rimangono lì. L'anima rimane coperta, il corpo grossolano finisce e questa è chiamata morte. Ma le persone, la gente non sa che non c'è morte per l'anima. La copertura esterna è finita. La copertura interna rimane e questa copertura interna, mente, intelligenza e falso ego, trasporterà l'anima in un altro corpo grossolano. Questa è chiamata trasmigrazione. La mente sta creando, così come noi elaboriamo la nostra coscienza in questa vita, così anche stiamo creando la nostra prossima vita. Yanti deva vrata devam pitrin yanti pitrivrata. Prima di andare avanti, non so se ci sono delle osservazioni, è tutto chiaro? Questa è la trasmigrazione. Okay. Così noi abbiamo ottenuto due tipi di corpi, grossolano e sottile. Ed io vivo dentro questi due corpi. Tu stai vivendo, sei un'anima. Dehino smiyata dehe komaram yovanam jara, Bhagavad Gita 2.13. Asmin dehe, dentro questo corpo c'è il dehi. Dehi significa il proprietario di questo corpo. Ma le persone non sanno che la fine di questo corpo grossolano non è in realtà morte o distruzione dell'anima. Nanya teha nyamane sharire. Anche la distruzione del corpo sottile non significa morte per l'anima. Una cosa molto importante è che il corpo sottile rimane sempre quello, praticamente rimane sempre quello, che come un meccanismo materiale sottile ci trasporta da un corpo all'altro, da un corpo all'altro, da un corpo all'altro, rimane sempre quello. Quando l'anima spirituale risveglia la sua natura spirituale grazie alla pratica del Bhakti Yoga, è spiegato che il corpo sottile si brucia, si scioglie. In quel caso lì, solo in quel caso lì si dissolve il corpo sottile, perché il corpo sottile è fatto di mente, intelligenza e falso ego. Sì. Allora, la mente ha delle funzioni. Mi chiedono qual è la differenza tra mente e intelligenza. La mente ha tre funzioni: pensare, sentire e volere. Io attraverso la mente penso, che non è qui, uno indica qui, ma in realtà è qui la mente, non è qui, questo è il cervello. Quindi attraverso la mente, per mezzo della mente, io penso a qualcosa, sento, quindi mi compenetro ancora di più in questo pensiero, e poi desidero. Pensare, sentire e volere sono le tre funzioni della mente, e in più la mente accetta o rigetta un pensiero, accetta o rigetta un sentimento, accetta o rigetta un desiderio. Questo fa, accetta e rigetta, cioè pensa, sente e vuole, pensa, sente e desidera, e in ognuna di queste tre fasi accetta o rigetta. Se un pensiero lo accetta, passa al sentire, quindi diventa più compenetrato questo pensiero, diventa una meditazione. Se accetta anche quella meditazione, diventa desiderio. E lì, arrivato al desiderio, la mente ci spinge verso quell'oggetto desiderato, verso il desideratum. Questa è la mente. Poi c'è l'intelligenza. Cosa fa l'intelligenza? L'intelligenza è quella funzione del corpo sottile che ci indica il modo per ottenere ciò che uno sta pensando, ciò che uno sta sentendo e ciò che uno sta desiderando. Cioè l'intelligenza dice: vai lì, fai questo e fai quest'altro per ottenere questa cosa che desideri, questa cosa che senti, questa cosa alla quale stai pensando.
no? Ci dà le indicazioni, ci dà la direzione. Una funzione dell'intelligenza, per esempio, è anche il ricordo, no? Per esempio il ricordo, uno pensa al ricordo, l'intuizione, che sono tutte funzioni dell'intelligenza, queste qui. Il falso ego, invece, è quella... per ego si intende la capacità di individuare se stessi. Questo è l'ego, io. Falso ego, invece, che è la parte più sottile del corpo sottile, ci fa identificare con qualcosa di sbagliato, ossia ci fa pensare di essere il corpo. Questo è falso ego. Pensando, il falso ego è l'anello di congiunzione con gli elementi materiali, praticamente. Poiché io credo di essere questo corpo, credo di essere materia, allora penserò, sentirò, desidererò cose materiali, e quindi l'intelligenza mi dirigerà verso l'ottenimento pratico, tangibile di questi pensieri, sentimenti e desideri materiali. Tutto parte dal falso ego, no? Di identificarsi. Questa è proprio la definizione. L'ego è la capacità di identificare se stessi. Falso ego, nel senso che mi sto identificando in qualcosa di sbagliato, di falso. Invece vero ego è quando l'anima spirituale pensa, sente di essere un'anima spirituale, desidera ricongiungersi col volere supremo, con Krishna, Dio, la persona suprema, e quindi interviene l'intelligenza spirituale che ti fa raggiungere quello scopo spirituale. Tutto parte dall'ego, in realtà, da come io mi identifico. La coscienza è il sintomo dell'anima. La coscienza è significa, no, perché anche tu adesso hai coscienza, cioè coscienza è il sintomo dell'anima che permea, cioè tu ti rendi conto che esiste che c'è un'anima dentro perché c'è coscienza, che è cosciente, limitata perché siamo piccoli, abbiamo una coscienza limitata, anche noi siamo Brahman. Brahman significa coscienza, no? Cioè Brahman supremo, e poi ci siamo anche noi, siamo Brahman, noi siamo Brahman piccoli, però noi abbiamo coscienza diretta o indiretta di questo piccolo campo d'azione chiamato corpo. Krishna, Dio la persona suprema, è anche Brahman, ma il Brahman supremo si ha coscienza, e quindi è cosciente, senziente di tutti i corpi e di tutto ciò che esiste. Quindi questa è la differenza tra noi e lui, un po' come la differenza tra un re e un piccolo feudatario, no? Il piccolo feudatario è cosciente del proprio feudo, della propria terra, dei propri possedimenti, ma non di quello, del possedimento di quello a fianco. Krishna, Dio la persona suprema, invece è paragonato al re, al sovrano, che è cosciente direttamente o indirettamente di tutti i feudi, perché sono suoi, e quindi o lo sa direttamente o qualcuno incaricato a dargli informazioni su ciò che succede gliele dà. E quindi questa è la differenza tra il piccolo Brahman e il grande Brahman. Noi non siamo il grande Brahman, siamo il piccolo Brahman. Quindi questa è la coscienza. La definizione di coscienza è il sintomo dell'anima. Quella è la coscienza. Ok, infatti vediamo, ovunque ci sia coscienza c'è l'anima, insomma, che un fiore in qualche maniera è cosciente, no? Per quanto una coscienza molto molto assopita. Allora, e l'anima spirituale è presente nel cuore, poi permea, la coscienza è quell'elettricità che sentiamo, no? Quando... famoso esempio che fa sempre Devinandi Prabhu, no? Che io, se sto, magari uno sta parlando, è un insettino, no? Quelle formichine con le tenaglie, no? cammina, zac, e ti morde qui, tu non lo vedi, però lo senti, no? Quello è perché lì sei cosciente anche lì, in qualche maniera, lo senti anche se non lo vedi, e ti distrai, e ti accorgi che c'è lì un insetto. Allora, ok, quindi neanche la distruzione del corpo sottile significa morte per l'anima, anzi, significa liberazione in quel senso lì. Ok, nahanyate hanyamane sharire, questo lo incontreremo nel capitolo 2 verso 20, che la vera Bhagavad Gita, le istruzioni di Krishna iniziano nel capitolo 20.
Sì, buonanotte. Sono solo 18. Come è possibile? Quando gli hanno scritto gli altri due capitoli? No, nel verso 20 del capitolo 2. Fra poco. Fra poco. Allora, ci sono due tipi di corpi. E quando il corpo grossolano, questo carne e ossa, è distrutto, il corpo sottile mi trasporta in un altro corpo grossolano. Proprio come, questo è un esempio che farà la Bhagavad Gita più in avanti, proprio come l'aria trasporta il profumo di un certo posto. Se l'aria passa su un giardino di rose, l'aria ne trasporterà il profumo. Sebbene noi non possiamo vederlo, questo campo di rose, però possiamo odorarlo. Noi possiamo comprendere che se la brezza, l'aria è così fragrante, tipica fragranza delle rose, significa che è passato su un giardino di rose. Similmente, un posto sudicio porterà un cattivo odore, l'aria lo trasporterà. Così il corpo sottile trasporta la situazione mentale dell'anima e lo pone in un particolare corpo grossolano in accordo con quella situazione mentale di quel momento lì della morte. Yam yapis marambavam tyajati ante kalevaram. Bhagavad Gita 8.6. Chiaro questo punto? Si capisce? Ma è molto importante, eh? Sì, un bel meccanismo, sì. Se il microfono, forse così lui può... No, il microfono per lui. Questo è un punto importante, perché se uno capisce questo meccanismo qui, si agisce di conseguenza. Capito questo, uno agisce di conseguenza, perché se capisce... fino al momento della morte, che arriva in qualunque momento, quindi uno deve prepararsi, poiché qui Prabhupada sta riportando un verso della Bhagavad Gita di Krishna che dice Yam Yam Bhapis Marambhavam Tyajati Ante Kalevaram, dice... Sono i pensieri, i ricordi, la condizione mentale che si ha nel momento della morte a determinare la condizione successiva. Prabhupada in altri punti dà questa spiegazione, spiega questo più nel dettaglio. Dice, nel corso della vita uno ha tanti pensieri, no? Pensa tante cose, tanti desideri, sentimenti, no? Propensioni, che sono un po' come i vettori, qualcuno ha mai studiato in fisica i vettori, no? Che hanno una loro dimensione, una loro direzione, una loro potenza. Quindi ogni pensiero è come un vettore che va in una certa direzione, no? Nel momento della morte, in quell'attimo lì, si concentrano tutti questi pensieri, tutti questi sentimenti, tutti questi ricordi che si sono accumulati nel corso della vita, si concentrano in quel punto lì. E come, cosa succede? In fisica è spiegato che quando una moltitudine di vettori si concentrano in un punto, cosa succede? Ognuno ha una sua direzione e una sua potenza, eh? Però in questo caso hanno tutti la stessa direzione, si concentrano tutti lì, si incontrano tutti lì, pum, che succede? C'è una risultante, c'è quello più forte, tra tutti questi pensieri, desideri, sentimenti, cose, ricordi che si sono accumulati nel corso della vita, vince quello più forte. No? La legge del più forte vige anche in quel caso lì. Il mondo materiale funziona tutto così: jivo jivassia jivanam, ognuno è cibo per un altro. La legge della giungla, anche in quel caso lì, pum! Allora, quel pensiero, quel ricordo, quel sentimento è chiamato risultante anche in fisica. No? Quella risultante lì è il pensiero dominante, il ricordo dominante, il sentimento dominante. E perché diventa dominante? Perché proprio quello lì è dominante? Perché effettivamente, evidentemente, quel pensiero lì, quella cosa lì, io l'ho coltivata di più nel corso della mia vita, no? E poiché il momento della morte è un momento terribile, proprio terribile, è spiegato che la morte, nel Bhagavatam è spiegato che la morte è la somma totale di tutte le sofferenze che si possono sperimentare nel corso della vita, la morte è la somma totale di tutte le sofferenze, no? Quindi quando una persona soffre, no? Ha paura,
terrore, momento della morte, stai lasciando questo corpo che pensavi la tua realtà, che pensavi la tua identità, no? Stai lasciando con tutto quello che c'è connesso, la famiglia, gli amori, le passioni, i sentimenti, stai lasciando tutto, quindi terrore, panico, che non sai dove stai andando, che non ti ci sei allenato nel corso della vita, non ti sei informato nel corso della vita cosa c'è dopo, quindi paura, terrore, no? Come arrivare al momento dell'esame e non sapere niente. E adesso che dico? Allora la psicologia funziona così, che così come quando normalmente abbiamo paura, ci aggrappiamo alla cosa, al ricordo, al pensiero, alla persona, che già in altre situazioni precedenti di pericolo ci ha in qualche maniera supportato, alleviato, salvato, tra virgolette, no? Allora, poi può essere un pensiero, può essere una persona, no? La mamma, tante volte, il papà, l'amico del cuore, il nostro eroe, che ne so, qualcuna idea, un ideale, no? Che tante volte ci ha salvato anche da condizioni brutte, no? Da esperienze brutte. Allora anche in quel momento lì noi ci aggrappiamo a quel pensiero, perché ci è rimasto soltanto il pensare, il sentire, il volere in quel momento lì, perché il corpo grossolano è inerte, non può più reagire, però col corpo sottile ancora possiamo aggrapparci a delle cose, no? Allora quel pensiero lì è determinante, poiché io mi sono allenato nel corso della vita in qualche maniera a pensare sempre a quella cosa lì, anche nel momento della morte, momento di terrore allo stato puro, io tenderò ad aggrapparmi a quel pensiero lì, a quel ricordo lì, no? A quel sentimento, a quel pensiero, e quindi è un problema, perché quindi è un problema, perché se non è Krishna quel pensiero lì, se non è Dio la persona suprema, vuol dire che è qualcos'altro, e quindi rimango qui in questo mondo materiale. Ecco perché è molto importante allenarci nel corso della vita adesso a considerare Krishna, Dio la persona suprema, come unico rifugio, unico, non ce ne sono proprio altri, è l'unico. Lui e la mia relazione con lui è l'unico sostegno, è l'unico trampolino che al momento della morte, quel pensiero lì della mia relazione con Krishna e del mio servizio devozionale a Krishna, è l'unico trampolino per la trascendenza, per tornare da Krishna, altrimenti rimango qui. Se penso al cane, io prenderò il corpo di cane, se penserò a una donna, prenderò il corpo di una donna. Certo, non è che se penso a Brigitte Bardot rinasco bello come Brigitte Bardot, cioè lì c'è un insieme di cose, no? C'è l'ultimo pensiero che si è avuto nel momento della morte, nonché il karma. Cioè, se io sono stato un medico abortista nel corso della vita, tanto per dirne una delle tante attività empie, non lo so, così. Non lo so, che ne conosco un, perché ne conosco un paio, allora già, oddio, già li vedo che... Se io... Sì. No, un medico abortista. Se io rinasco medico, se io penso ad un medico, sì, buonanotte, se io sono stato un medico abortista nel corso della vita, però nel momento della morte penso, che ne so, a Elisabetta Canalis, passatemi, al Brigitte Bardot era troppo desueta, no? Penso a Elisabetta Canalis, non è che rinasco bella, famosa e wow come Elisabetta Canalis. No, rinasco magari donna, sì, però come un feto che sarà abortito, nasce e muore tante volte, perché c'è un insieme di ultimo pensiero, nonché il karma. Non è che, penso... Sei condizionato dal karma. Certo. Tu puoi anche pensare a Krishna, però se tu nel tuo karma non hai fatto... No, perché non è semplice pensare a Krishna. Perché non è che dici, beh, sai che c'è, io continuo a fare le mie attività insensate nel corso della vita, me la spasso, me la godo, e poi tanto alla fine penso a Krishna, qui dice yam yam babi smarambavam. No, se ti metto una paginetta proprio Krishna, Krishna, la pagina la devo leggere, nemmeno che, mi però il problema è, se tu hai questo desiderio, Krishna ti... effettivamente ti facilita, no? Nell'avere sempre davanti questa paginetta, se è un tuo desiderio. Come dire, Krishna dice, in accordo con lo sforzo di ognuno a venire verso di me, io reciproco, no? Se tu fai un passo verso di lui, lui ne fa mille verso di noi, come si dice, no? Però bisogna avere questo desiderio, no? Questo impulso, questa
questa spinta, questo impetus verso Krishna, altrimenti non possiamo ingannare Krishna, non possiamo ingannare neanche Maya. Sforzo sincero, utsaha, nischayad hariyat, cioè ci vuole entusiasmo, ossia sforzo con intelligenza, ci vuole pazienza, ci vuole fiducia, no? Confidence, si dice fiducia in inglese, ci vuole la volontà di seguire gli acharya precedenti, i maestri spirituali precedenti, ci vuole il sano evitare le compagnie materialistiche che in qualche maniera poi alla fine ci fanno parlare sempre di cose di questo mondo, quindi pensieri materiali si accumulano, aumentano, invece dovremmo cercare la compagnia dei devoti, di persone che in qualche maniera parlano di Krishna, no? che ci spingono e quindi ci incitano a pensare a Krishna, a parlare di Krishna, a ricordarci di Krishna. Quindi allora dimmi Prabhu. Microfono, Stefano, prendi il microfono. Vicino, ok. Ciao. Hare Krishna. Hare Krishna. Bentornato. Grazie. Quando ho pensato a questo argomento varie volte, e ci sono, probabilmente penso tutte le religioni puntano moltissimo su questo, sì, ultimo momento, penso, perché mi ricordo un lama tibetano che conosco così, e mi diceva tutta la nostra pratica spirituale è volta a quel momento finale, sì, no? Per però cosa succede a tutti quelli che muoiono per incidenti vari? Ho visto persone morire con i miei occhi e pochissimi hanno la presenza mentale di, non lo so, perché tra gente comunque imbottita di droghe o non so, per sì, malattie, sì, mia mamma è morta di cancro, cioè sì, cose così. Sarà il loro karma, ok, che sì, influisce, ma sì, sembra quasi non è giusto. Sì, infatti poi la natura materiale proprio non è giusta, perché ci mette, è proprio ingiusta, perché ci mette in una condizione che per noi è innaturale. Però non è che la natura materiale ha la volizione di metterci in questa condizione, siamo noi che ci poniamo in una condizione tale, punibile o passibile di punizione da parte della natura materiale, che è un agente di Krishna. Se una persona si ammala, anche i devoti si ammalano di cancro, anche i devoti hanno incidenti, tu hai portato la tua esperienza di tua madre che è morta di cancro, anche mio padre è morto di incidente, così come tanti devoti sono morti di incidente stradale, ma qual è la differenza? È che il devoto si pone direttamente sotto la protezione di Krishna. Mettersi sotto la protezione di Krishna non significa che Krishna ci libera dal male, non significa che uno non muore più, che tiene questo corpo eternamente. Anche il puro devoto, vediamo Prabhupada, anche lui è invecchiato, si è ammalato e alla fine ha lasciato il corpo, no? Però in una coscienza spirituale. Allora il puro devoto ci ha insegnato come, malgrado questi cattivi affari, la malattia, la vecchiaia e la morte, come malgrado tutto si possa essere coscienti di Krishna. Col suo stesso esempio, ecco perché è chiamato Acharya, che insegna con l'esempio. Prabhupada ha insegnato con l'esempio anche come si affronta la malattia, come si affronta la vecchiaia e come si affronta l'esame finale, la morte, facendone una lezione. Infatti è chiamata la lezione finale, il momento della morte di Prabhupada. La lezione finale. Allora, il materialista invece agisce in maniera totalmente condizionata dalle leggi della natura materiale, dalle stringenti e ferree leggi della natura materiale. Hare Krishna, Piero. Quindi anche se apparentemente un devoto e un aspirante devoto e un materialista fanno la stessa fine, hanno la stessa sorte, non è così, la destinazione è differente. Tu dici, ma allora una persona che muore di incidente stradale, e poverina, non gli è stato dato neanche l'opportunità di pensare a Krishna, così all'improvviso, no? Penso che fosse questo il punto. No, gli alcolizzati. Beh, sì, per quanto riguarda gli alcolizzati, sai, ci sono tre influenze della natura materiale. Chi è influenzato dalla più bassa, dal più basso guna, quello dell'ignoranza, naturalmente si sentirà spinto verso dei cibi
abominevoli, quindi mangerà male, assumerà delle sostanze intossicanti che distruggono il corpo, sesso illecito, speculazione mentale, perché influenzato da quella, si è posto in quel guna lì, no? Quindi ben poche speranze ha anche di porsi delle domande intelligenti, no? Penserà: come posso procurarmi una bottiglia di cognac, come posso accoppiarmi con quella donna lì o con quell'uomo lì, eccetera eccetera, no? Avrà questi pensieri qui. Ecco perché è consigliato di situarsi in virtù, dalla piattaforma più bassa: ignoranza, passione e virtù. La virtù è la possibile piattaforma dalla quale si può accedere poi al servizio devozionale, alla trascendenza, perché si è puliti, si ha in qualche maniera un senso di conoscenza, no, di felicità, sufficienti, necessari per poter poi accedere alla piattaforma spirituale. Come che i devoti seguono questi principi regolatori: non mangiano carne, pesce, uova, non fumano, non si intossicano, non bevono, non fanno sesso illecito e non elucubrano, non speculano mentalmente o monetariamente, gioco d'azzardo, per mantenersi in una posizione di virtù. Poi, cantando Hare Krishna e la pratica del servizio devozionale, ti fa accedere alla piattaforma spirituale. Invece il materialista è totalmente sotto le leggi ferree della natura materiale, in accordo alguna che lo dirige, che lo, come si dice, un burattino, è in accordo col proprio karma, con le attività precedenti, no? Quindi non è un caso che uno muore di incidente stradale, non è un caso, perché evidentemente ha inflitto quella sofferenza lì a qualcun altro e adesso gli torna. Ma è funzionale, sofferenza dopo sofferenza, l'anima spirituale inizierà a chiedersi: ma perché soffro? No? Svilupperà quel senso di umiltà necessaria per porsi queste domande, altrimenti no. Quindi è necessaria quella sofferenza. Non so se sento di averci girato intorno, di non aver colto il punto. Dimmi tu, qualche ? No, mi sembra che hai risposto. Sì? Sì. Sicuro? Sì, sì. Sei clemente. No, mi sembra che abbia senso comunque, perché se, cioè, per qualsiasi, nulla accade senza motivo, quindi ci sono una serie di circostanze che hanno portato a quel punto, e può non sembrare giusto, ma qualsiasi cosa può essere un insegnamento nella vita, anche le cose più brutte lo vediamo, anzi, questi shock magari che hai sono le cose che ti fanno accendere lampadine e porre delle domande più profonde su, no? Però se io, quindi no, mi sembra che... Però se io ti chiedo, per andare ancora più a fondo, se io ti chiedo: ma allora se io non mi ricordo le mie sofferenze della vita passata precedente, anche quelle avevano un senso, no? Sono tutte funzionali e propedeutiche, giusto, alla mia comprensione, no? Se io non me le ricordo, allora? Se io non mi ricordo di aver, non so, di essere stato un violentatore, pederasta, stupratore, no? Che assaliva, aggrediva le ragazzine e le violentava e poi le uccideva. Se io non me lo ricordo, in questa vita mi arrivano tanto sofferenze perché devo pagare il debito, no? Però non me lo ricordo, cioè, magari sono una brava persona, sono una persona normalissima, il classico vicino, no, da porta accanto, brava persona, tranquilla, però mi arrivano un sacco di sofferenze, insomma, mi muore la figlia, il figlio, la moglie, rimango da solo, malattie, ma è tutto a lui, è tutto a me mi capitano, chi lo vede, ma poveraccio, no? Allora? Cioè, tu vedi, tutti soffrono, no? Tutti soffrono a causa delle loro attività passate. Io vedo il mio dirimpettaio tranquillo per la persona, però magari sa nella vita precedente che cosa ha fatto, no? Magari gli arriva una sofferenza, una malattia, però quello non so ricordo. Se glielo chiedi, ma che ne so io, ma tutto a me mi capitano. Quindi? Però ti puoi chiedere perché. Però a volte, molto spesso vediamo di no, che le persone non se lo chiedono proprio. Vabbè, io faccio bravo, sono buono, pago le tasse, non faccio male a nessuno, sono pure vegetariano, non ammazzo nessuno, perché ho il cancro? Perché mia figlia è morta
per un incidente stradale, perché mio figlio è stato violentato e buttato in un pozzo, perché mia moglie è impazzita, c'è un ictus, è lasciata, ma perché è tutto a me, che è tutto a me, ma allora va, non voglio più, no? Quindi, se non me lo ricordo, morale della favola, per arrivare proprio al cielo, se io non me lo ricordo, che razza di insegnamento è? Questo è importante, che sennò rimaniamo sempre, finché non risolviamo questo punto, questo dubbio, anche se non si affaccia, però rimane lì, scava, dice, ma poi uno da solo si fa questa contrapposizione da solo, dice, ma allora, vai. Allora, no, se dai. Tu lo sapessi... Avrebbe un senso. No, se tu lo sai non impari. Se tu lo sai, non impari. Beh, però potrei contraddirti. Una persona in galera, una persona che sta in galera, lo sa di aver rubato, di aver ammazzato, eccetera, eccetera. Allora può accettare coscientemente un piano di rettifica. Per sì, vabbè, lo so, allora ho fatto queste cose, sono malvagie, ho capito che sono malvagie, devo rettificarmi. Ma se facendo al di là della metafora del sillogismo, se io sono stato un delinquente nella mia vita passata e adesso mi ritrovo semplicemente in prigione senza sapere perché, prigione ossia malattie, morti, sofferenze in generale, cioè io vedo soltanto il risultato, la punizione, ma non mi ricordo, perché sappiamo l'oblio al momento della morte, o meglio al momento della nascita, uno dimentica tutto, non so, ricordo. Quindi come Aspetta. Faccio a rettificarmi se non so di aver fatto qualcosa di sbagliato? Allora, prima di tutto è la conoscenza, posso dire prima una cosa, no? Cioè, allora, c'è una persona, proprio qualche giorno fa se ne parlava, cioè, come io sono religiosa, faccio tutto, però mi succedono cose molto gravi, no? Eppure non ho fatto niente, ero generosa, tutto quanto, però mi succede tutto a me. E poi alla fine tu dici, ma allora tutta la mia religione se ne va a farsi fottere, friggere. Nel senso che friggere. Cioè, ma allora non serve, non mi protegge da tutto un karma che io conosco bene, che il karma significa, ma io vado anche in un sentiero religioso proprio per essere protetto dal mio karma precedente. E poi alla fine dice, mi succede tutto questo, ma allora sai che ti dico? Prendo e lascio perdere. Meglio lascio perdere. Questo qui avviene. Allora, se poi. Perché un conto è che non ti succede, e allora tu sei religioso, credi in tutto, ma se ti succede, se chiamate succede una cosa grave, tu cominci a bestemmiare, specialmente a. Alla fine te la prendi con lui. Ecco, certo. Diciamo, dopo che me la sono preso con tutti, alla fine rimane lui la causa. Aiuta. Poi è la stessa idea, no? Io faccio del bene, ma un riscontro non c'è. Vorrei avercelo. Anzi, quello lì non mi guarda neanche in faccia. Dopo tutto quello che gli ho fatto, no? L'azione positiva verso la persona, no? Dice, ma come? Gli ho fatto tutto questo? Gli ho fatto tutto quel bene e questo nemmeno mi guarda in faccia. Come se niente, se ne frega altamente, no? Un po' è la stessa cosa. Dice, ma come, io sono religioso, tutto quanto, ma Dio mi dovrebbe aiutare, come minimo proteggere. Certo, perché Dio sta ai nostri ordini, perché quello è un classico. Un po'. Dai, Cicinità e Saccinanda. Dio ha i nostri ordini, quindi io faccio qualcosa per lui deve fare qualcosa per me. Allora io quello che posso dire, mi viene da pensare questo, se a me succedesse qualcosa di grave, chiaramente farei come tutti gli uomini, ma possibile, non c'è un Dio che io so così. Poi comincerei a elaborare questa cosa, pensando che questo desiderio, questo pensiero e questo desiderio di volere in qualche maniera essere protetto, e cosa deliberi? Allora questa ingiustizia è chiaro che è con la conoscenza con la conoscenza. Cioè dico, ma se io mi è successo a suo tempo qualcosa, è chiaro che potrebbe essere questo. Ecco, diciamo allora, questo qui. Fondamentalmente la conoscenza. Poi, diciamo, più di lì non vado. Ecco, appunto. Allora, infatti sono due le fasi. La prima è che se tu ti rendi conto di soffrire, e quello si rendono conto tutti, la persona onesta, intellettualmente onesta, dirà, se soffro vuol dire che ho commesso qualche errore da qualche parte, no? Come se uno sta piantando un chiodo, sta piantando il chiodo, se sbaglio
sofferenza. Quindi ho commesso un errore, il risultato è sofferenza. A volte è immediata, a volte è cronoattiva, cioè si manifesta più in là, no? Deve maturare e si manifesterà. Però sempre la conoscenza autentica ci spiega che se soffriamo vuol dire che abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato da qualche parte, se no perché sofferenza? La sofferenza è una condizione anomala, vuol dire che ho sbagliato da qualche parte. Allora, questo è il primo passo, però potrebbe ancora non bastare, però è un inizio, cioè se io capisco di aver sbagliato, già mi pongo in una condizione umile di essere l'artefice della mia sofferenza, non è che è colpa di qualcun altro. Invece la tendenza in questo mondo materiale è che se io soffro è colpa tua, colpa sua, colpa tua, cioè qualcuno a cui dare la colpa la trovo sempre, come quando la finanza va a fare il controllo di un'azienda, qualcosa che non va la trovo oppure sempre, oppure Dio permette questo, ecco, in ultima analisi, dopo che li ho additati tutti, me la prendo con lui, perché lui è la causa di tutte le cause, quindi se soffro lui è la causa di tutte le cause, quindi sarà anche la causa del mio dolore. No, o meglio, non direttamente. Sì, però, c'è un sì, però. Cioè, la causa della mia sofferenza in realtà sono io che mi sono posto in una condizione passibile di punizione e Krishna, neanche lui in persona, attraverso l'energia materiale, Durga, che è la direttrice di questo immenso Alcatraz, no, questa Sing Sing, di questa prigione ad alta sicurezza, no? Attraverso Durga Krishna ci dà la punizione, no? Però l'abbiamo voluta noi. Allora, questa è la prima cosa da capire, che se soffro vuol dire che ho commesso un errore, e anche se non mi ricordo qual è stato l'errore, così come quando si va da un medico, no? Io posso anche non saperlo perché c'ho un certo malessere, ma lui lo sa perché ne ha viste tante, ha la conoscenza e mi dice: guarda, avrai sicuramente fatto questo, questo e questo, e di conseguenza conosce anche la cura. L'importante è che lo sappia lui, non devo necessariamente saperlo io, potrei anche non saperlo, l'importante è che lo sa lui per curarmi. Alla stessa maniera il puro devoto, il maestro spirituale è il medico dell'anima, no? Io posso anche non sapere perché mi ritrovo in questa condizione, che mi sono morti tutti, sono malato, sofferenza, e poi quelle generali della vecchiaia, della morte, insomma, no? Questa condizione di fatto indesiderata, no? Questo anarta, questo corpo è un anarta, una cosa indesiderata, che se invecchia, si ammala, muore, una marea di necessità, e che, no? È un cattivo affare. Allora, il medico spirituale, il maestro spirituale sa perché siamo in questa condizione, lui lo sa, e l'importante è che lo sappia lui, perché se io mi affido a lui, lui può guarirmi, lui ha la cura, no? Non devo saperlo io, non è necessario, non è determinante che io lo sappia, lo deve sapere il medico. Allora, per sintetizzare, ma se io non lo so perché mi trovo in questa condizione, beh, allora come faccio a rettificarmi? L'importante è che lo sappia lui, lo deve sapere lui, non tu. Tu ti ci devi soltanto affidare e poi vedrai i risultati, così come se mi affido al medico, anche se non so, ma perché sento, ma mi sento quando non so neanche che c'è qui, boh, io qui non so che c'è, so più o meno destra che ci sta il fegato, però posso sentire un dolore qui, magari non è neanche il fegato, è qualcosa che ci sta a fianco, di cui io ignoro l'esistenza completamente, no? Ecco. Fatto pensare, anche se nella religione cristiana, no, quando il Cristo, no, c'è, allontana da me questo calice, no, Signore, allontana da me questo calice, ma se questa è la tua volontà, berlo, che se sia fatta la tua volontà, non la mia. Non la mia. Questa è un po' la stessa idea. Sì, grosso modo sì. Affidarsi a Dio, sì, anche se non so effettivamente quello che io ho fatto. Io non lo so, ma lui lo sa. Però il fatto è di sapere che io ho un filo lunghissimo di eternità quasi, no, delle mie reincarnazioni, questa conoscenza deve essere
per forza, ecco, bravo, acquisita, perché se non sai quello, se non sai neanche quello, allora, allora tutto... vai a smadonnare da qualche parte, certo, chiaro, quello è il caso, certo. Ecco perché, a proposito, concludiamo, bravissimo Luciano, ecco perché il primo insegnamento di Krishna, e quindi il primo insegnamento di tutti i puri devoti, degli Acharya, del maestro spirituale di Srila Prabhupada, è il primo: non sei questo corpo. Tu non sei questo corpo. Questo corpo è karma, è fatto di karma, è il risultato di due, di tue attività precedenti. Non so perché uno nasce bello, uno brutto, uno intelligente, uno idiota, uno deficiente, l'altro con la propensione all'acquisizione della conoscenza. Perché? Perché io vengo da esperienze precedenti che mi hanno determinato questa esperienza, questa attuale condizione. Quella è, quella è la base, capire, non sono questo corpo. Cosa sei? Sono un'anima spirituale eterna, Sambandha. Questo è il primo passo. La Bhagavad Gita ci insegna, prima cosa, Sambandha. Capire che io non so, il primo, sono tre gli obiettivi della Bhagavad Gita, come dicevamo, non so se vi ricordate, che dicevamo nella primissima, proprio, diciamo, conferenza, lettura di questo seminario, a ottobre. Tre sono gli obiettivi. Sambandha, capire che io non sono materia, sono un'anima spirituale. Abideya, Abideya è il secondo obiettivo della Bhagavad Gita. Abideya significa aver raggiunto la comprensione che io sono un'anima spirituale eterna, avente eternamente una relazione d'amore con Dio, la persona suprema. Questa Abideya. Quindi, Sambandha, non sono questo corpo, sono un'anima spirituale. Abideya, ho una relazione d'amore con Krishna. E quindi devo agire di conseguenza, quindi c'è una pratica che mi addestra nella mia attività eterna, che adesso, di cui adesso ho dimenticato le dinamiche, no? Quindi la pratica del servizio devozionale che mi ricolloca nella mia condizione eterna di eterno servitore di Krishna, Abideya. E il terzo obiettivo della Bhagavad Gita qual è? Prayojana. Prayojana significa il frutto. Il frutto, qual è il frutto della pratica del servizio di devozione, che sarebbe la seconda fase? Prayojana. Prayojana è il terzo obiettivo che la Bhagavad Gita si prefigge di far raggiungere a coloro i quali ne seguono i precetti: l'amore per Dio. Cioè, se io capisco di essere differente dalla materia, se capisco di essere un'anima spirituale eterna, avente una relazione eterna con Krishna, quindi mi ci impegno adesso, subito, cosa devo fare? Chiedo al medico spirituale, cosa devo fare? Due, Abideya. La naturale conseguenza sarà Prayojana, Bhakti, puro amore per Dio. Si risveglia l'amore per Dio che adesso è coperto e assopito. Sambandha, Abideya, Prayojana. Questo. Questo la Bhagavad Gita ci insegna e ci dà un metodo di verifica per raggiungerne lo scopo. Ok, sono le 8:15. Grazie per l'attenzione, salutiamo anche i devoti e gli amici che seguono da casa, e giovedì ci sarà nuovamente l'appuntamento con la Bhagavad Gita così com'è, con le conferenze sulla Bhagavad Gita così com'è, questo seminario. E ricordiamo che è molto importante approfondire la Bhagavad Gita, che non è un testo culturale, non è... Questo seminario non è teso a dare delle informazioni accademiche, culturali, non ce ne importa proprio niente. La Bhagavad Gita è un necessario, impellente, un impellente fonte di informazioni, necessarie informazioni per poter scappare da questa condizione di fatto invivibile, che è quella del mondo materiale, fatta di ignoranza, di sofferenza, di temporaneità. Okay? Ok, quindi approfondiamo la Bhagavad Gita e il più possibile, Prabhupada diceva, cooperate con questo movimento per la coscienza di Krishna, che si prefigge lo scopo di diffondere la Bhagavad Gita. Cooperate con questo movimento e sarete felici, dice Prabhupada. Cooperate with this movement and will be happy, e sarete felici, dice Prabhupada. Ok, Granantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai, Nitagura Premanande, Hari Hari Bol, a giovedì. E come ogni mattina alle 7, conferenza sullo Srimad Bhagavatam, alle 6:15 Mangalartik, e alle 4:30, andando al ritroso, recitazione individuale del Mahamantra Hare Krishna. E prima
doccia. Grazie. Hare Krishna.